song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. E del drumming come la sottoscritta. Eccoci qua per il resoconto della lezione di batteria di oggi, che è stato un disastro totale. No, disastro no, non lo definirei un disastro. Sì, diciamo potrebbe dare di più, ma non si impegna. No, neanche in questo caso. Allora, adesso raga, io devo capire una cosa. Se continuo a fare gli stessi esercizi 400.000 volte e sbagliarli sempre nello stesso identico punto, che rabbia che mi viene tutte le volte che ho col piede con la pedale, che ho il piede sul pedale, io mi viene una rabbia. Ragazzi, sono solo io? Boh. Allora, c'è un esercizio che è veramente uno dei più ostici secondo me. Il groove in sedicesimi. Cioè, allora, il groove con i sedicesimi, secondo me, io faccio lento ancora perché non lo so fare così velocemente, c'è sempre uno dei cioè, sarebbe tuncia tuncia, il famoso ritmo dei sedicesimi, classico. A me mi viene da fare tuncia tuncia tuncia, cioè, o aggiungo un cia in più, o tolgo un tum, quindi c'è sempre una questione di. Oddio, cioè, al momento là, dovreste, una volta che faccio un video batteria dovete vedere la mia faccia, perché a volte sembra, cioè, dovete vedere, sembra che Houston abbia un problema, sì, tutte le volte sì, cioè, poi mi vado in palla, cioè, ovviamente, perché se mi salta un groove vado in palla, cioè, drummer, succede anche a voi? Domanda, succede anche a voi di andare in palla, sì, con un esercizio difficile? Chi non ti risponderebbe mai che non è andato in palla, ovviamente, cioè, capita di sbagliare. Allora, le persone come me, come la sottoscritta, sono persone che quando sbagliano si arrabbiano proprio, fulmini, tirano fuori fulmini e saette. In questo caso, se sei davanti alla batteria, arrabbiarsi non serve una pippa. Questo piccola pillola del mio insegnante di batteria, ve l'ho detto oggi. Allora, non serve arrabbiarsi, perché comunque la rabbia... Allora, se dovevo spiegarvi tutta la questione degli ormoni della rabbia, allora lasciamo perdere. La rabbia, invece di aiutarti... Certe volte ho pensato, cioè, io mi arrabbio anche oggi, per carità, però la rabbia spesse volte ti fa stancare. Ho sempre pensato che la rabbia ti stanchi. Quindi quando ti stanchi lavori ancora meno, nel senso, sei ancora meno sul pezzo, poi dici no, non lo so, non lo saprò mai fare, chi se ne frega, cioè, ti arrabbi. La rabbia è difficile da controllare. Capisco, se siete batteristi principianti come me, cioè,
Lo sapete che la rabbia è il vostro principale nemico, anche il mio. Certe volte mi viene da... Vi ripeto, faccio il... la struttura ritmica del tunciato 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 tunce, per farvi un esempio. Però poi... Allora, devo imparare, come in tutte le cose, perché io soffro molto di ansia. Devo imparare, soprattutto quando suono la batteria, non tirare fiamme e fuoco subito, vi consiglio. Poi sono io la prima a parlare, la prima che parla io dell'ansia sono io. Dovete imparare, cioè dobbiamo, noi batteristi principianti, chi ha appena iniziato, penso che questa cosa un po' la debba sapere, perché è una cosa che ho imparato anche io, cioè sono 2 anni che studio batteria, non è che l'ho iniziata, cioè 2 anni sono pochi rispetto a ieri, quando ero alla Drum Clinic di Erskine, scusate, e c'erano persone che studiavano batteria da 40 anni, anni, non 2 anni come me, cioè ragazzi, l'ho imparata, la sto imparando, cioè fondamentalmente la calma, paradossale dire che la sto imparando da un altro batterista, cioè paradossale dire che sto imparando la calma da un altro batterista, perché i batteristi sono i primi che sono gli agitati, i fuori di testa tra virgolette, siamo certi, sicuri che un batterista non sarà mai la persona più acquacchietta di questo universo mondo, ma il mio insegnante di batteria, oltre a insegnarmi le cose, mi sta insegnando la calma, la calma. La calma, per quello che la maggior parte dei batteristi sono schizzati, perché non hanno l'insegnante di batteria come il mio, a parte quello. Cioè, secondo me, allora, vabbè, bisogna avere la maggior parte dei batteristi famosi, se leggete nelle loro memorie, hanno avuto un mental coach, uno psicologo, che li ha seguiti in tutto il percorso della loro vita da drummer. Fondamentalmente perché la questione è sempre quella, cioè è sempre quella. Quando fai delle cose ad alto livello, senti la pressione, senti molto la pressione su di te. Se tu sei già un batterista che suona in una band e questa band è affermata, le persone che vengono a vedere un tuo concerto, che vengono a vedere la band, per quale motivo vengono a vederla secondo voi? Sì, per i batteristi, ovviamente, più che per il bassista e il cantante, a parte che i batteristi sono sempre rilegati in ultimo piano, dietro le batterie non si caga mai nessuno, perché le batterie di solito sono alte più di loro, però comunque, cioè, è l'importante partecipare, no, non dico questo, però io davvero collaboro con un batterista da un sacco di anni, quindi non so esattamente cosa sto dicendo. I batteristi vivono la loro vita, tutta la loro vita, massimo. I loro anni più belli li vivono imparando a suonare la batteria. Forse non hanno, cioè, dedicano tutta la maggior parte della loro vita a quello. Quindi è ovvio che poi quando fanno i concerti sono i primi che fanno gli assoli, si fanno riconoscere, hanno degli atteggiamenti anche un po' posso dire, dico strani, perché sennò YouTube mi toglie il canale. Ho sentito delle storie di batteristi che davvero se ve le raccontassi su YouTube mi chiuderebbero il canale. Ma proprio, davvero. Poi tutta la questione dell'uso di aiuti esterni, che non stiamo qua a parlare. Non parliamo di queste cose che è meglio, cioè tutti gli aiuti esterni, che sostanze poco raccomandabili, chiamiamole, che servono per spingere il corpo oltre l'asticella, ma in maniera molto... Dio, non so come fare a non farmi togliere i video di YouTube dal canale, soprattutto non farmi chiudere il canale, cioè, non so come spiegarvelo, però comunque ci sono stati dei batteristi nella loro vita che hanno suonato fino,
Prendete caso, stamattina il mio insegnante di batteria mi raccontava di Jeff Porcaro, il batterista dei Toto, il famoso batterista di uno dei gruppi più grandi di questo universo mondo, i Toto. I Toto hanno vissuto la loro vita tra gli anni 70-80, poi comunque i membri precedenti sono andati caput, eccetera eccetera, poi hanno dovuto rifare tutto il gruppo dei Toto da capo e bla bla bla. Io parlo dei Toto prima maniera. Allora, stamattina il mio insegnante, per connettermi al discorso del marketing anche che c'è dietro certi batteristi, perché i batteristi anche producono le loro bacchette, ovviamente hanno delle convenzioni con grosse aziende come la Tama, per esempio. Ieri faccio un esempio della Tama, ieri, perché ho conosciuto il responsabile della Tama in Italia, la Tama, la Gresh, le Yamaha, non le moto ma le batterie, cioè insomma avete capito, insomma le grosse aziende di batterie, di produzione di rullanti, produzione di Charleston, produzione di piatti, produzione di gran casse in generale, produzione di set, hanno all'interno la sezione di costruzione di bacchette, hanno il reparto costruzione bacchette e producono anche le bacchette in serie in edizione limitata, che sono batteristi, sono i più grandi batteristi del pianeta, che hanno stretto una sorta di, chiamiamola sponsorship, hanno fatto un agreement, per dirlo all'inglese, un accordo, hanno fatto l'accordo con le maggiori imprese, con le maggiori ditte di fabbricazione di bacchette. Per esempio c'è la Vic Firth che ha la sua edizione limitata, poi questo discorso è un po' lungo. Cioè, comunque, Jeff Porcaro, il batterista di Toto, ha fatto una serie di bacchette in edizione limitata che in Italia non si trovano. Cioè, sì, hai tutte le spese di spedizione di Amazon. Il mio insegnante di batteria mi ha detto che ha provato a ordinarle su Amazon, ma non arrivano, perché in Italia non c'è pubblico. A parte che i batteristi in Italia ci sono, però i batteristi, se proprio vogliono una tipologia di bacchetta o una cosa strana, cioè se vogliono delle cose che in Italia non ci sono, se le vanno a comprare anche in America. Infatti lui andrà in America e le comprerà in America. Poi stamattina, sempre per collegarmi al discorso bacchette, sono un po' di appunti sparsi della lezione di stamattina, insomma. Allora, per collegarmi al discorso delle bacchette, il mio insegnante di batteria stamattina solo per ragionare, allora io ho comprato qualche mese fa le bacchette su Wish. Perché ho comprato le bacchette su Wish? Allora, domanda: ho comprato le bacchette su Wish nel periodo in cui ho comprato la cordiera del rullante su Wish. Allora, io premetto che non ho un set in casa, ve l'ho già detto, ve l'ho già spiegato in uno dei precedenti podcast di Vita da Futura Drummer. Non posso al momento permettermi una batteria in casa perché sono in un condominio, non mi sembra il caso. Sto cercando di capire come funziona l'elettronica, ma qui ce ne sono leghe, tipo 20.000 leghe sotto i mari, ora che capisco come funziona una batteria elettronica. Vabbè, a parte ciò, volevo dirvi, allora mi ha detto non ti consiglierei di prendere le bacchette da Wish. Vi spiego anche perché. Perché non mi consiglia? Allora, non mi consiglia fondamentalmente, non vi consiglio anche, giro la cosa anche a voi, non comprate le bacchette su Wish, perché le bacchette di Wish, mi ha spiegato lui, quindi dico, non è che per sminuire Wish, lo dico proprio perché comunque me l'ha detto lui e voglio ripetervelo, punto, non è per questo. Allora, fondamentalmente la questione è una, per collegarci alla questione delle bacchette di Jeff Porcaro, eccetera eccetera. Allora, le bacchette sono fatte in legno e plastica, sì, non è legno, comunque è un materiale che è costruito
E deve durare, deve avere insomma deve essere resistente, anche se la più maggior parte delle volte le persone rompono le bacchette tipo in neanche 2 secondi le rompi. Cioè ci sono delle bacchette davvero che tu in 2 secondi le spacchi, cioè le spacchi proprio. Cioè, senza neanche, cioè, dico, le ho comprate oggi, le ho già spaccate. No, cioè, nel senso, le bacchette hanno una vita molto breve. Se tu poi già compri delle bacchette che in origine di loro sono già, non dico, sono di un materiale già, come si dice, debole, cioè che nascono già. Cioè, allora, le bacchette di Wish, vi ripeto, andiamo al sodo. Le bacchette di Wish non dureranno mai come le bacchette normali perché sono di plastica. Eccolo qua, arriviamo al punto. Sono di plastica! Non è che comprate le bacchette di plastica per dire, dai, tanto si strappano comunque, chi se ne importa, intanto ho pagato poco. Ho preso delle bacchette di plastica, tanto quando si sono rotte le butto via. No, perché non si rompono! Cioè, a meno meno si sono rotte, perché io non è che la studio, non studio così tanto batteria. Però mi ha detto, rispetto alle bacchette che ho io di Jeff Porcaro, della serie Jeff Porcario, Porcaro, edizione limitata. Le bacchette di Amazon stesso, anche di Wish, tendono a rovinarsi prima, non c'è niente da dire, è così. Ragazzi miei, se voi volete cose di qualità, dovete andare a comprarle in negozi appositi. Dovete andare a comprarle in negozi, tra virgolette, seri. Seri, negozi di musica, per carità. Io vado spesso a fare dei giri perché comunque quando escono i nuovi Cajon io devo andare a vederli, quindi vuoi che non ci scappi una gita anche al reparto percussioni? Io ormai il reparto percussioni, cioè, posso fare la sponsorship, ormai vado talmente tante volte al reparto percussioni che posso anche farmi sponsorizzare, anzi vi sto dicendo, se volete una che vi faccia sponsor gratis ve lo faccio molto volentieri, non c'è problema. Comunque, questo è il discorso che è uscito stamattina, poi ovviamente sta a voi decidere che bacchetta comprare, soprattutto. Cioè, questo è quello che ne pensa il mio insegnante di batteria, io sono d'accordo con lui, cioè, per quanto io ne sappia di drumming, per quanto io ne sappia di bacchette, penso di essere d'accordo con lui, credo proprio di essere certa di condividere quello che mi ha detto. Quindi poi ovviamente comincerò a parlare anche di diverse tipologie di bacchette, eccetera, eccetera. Farò dei video fondamentalmente per capire anche questo. Quindi, cari drummer, spero che questo video vi sia piaciuto, questo podcast vi sia piaciuto. Questo era l'argomento di oggi, fondamentalmente, perché è un buon spunto di riflessione per parlare di drumming, insomma, è un buon argomento, proprio perché stamattina ho avuto il mio insegnante di batteria che mi ha spiegato questo, volevo, insomma, condividerlo con voi. Fondamentalmente, vi ripeto, farò proprio dei video dedicati appositi alle varie fabbriche di costruzione dei piatti, delle batterie, eccetera, eccetera. Quindi seguite il canale almeno il sabato, perché il sabato c'è la sezione drumming, proprio. Cioè, penso che dedicherò il sabato fondamentalmente alla questione drumming. Poi niente, ho comprato una maglietta dei Megadeth. Non conosco. Essere sincera, non conosco i Megadeth, però volevo. Allora, la cosa nasce dal fatto che, allora, io faccio molti concerti adesso, ne faccio molti di più adesso di quando ho cominciato a suonare il cajon. Quindi, ovviamente, tutte le maglie che ho sono estive.
quindi adesso che sta cominciando a fare un pochino più fresco, non riesco a metterle, perché tipo oggi ero a lezione con la maglia di Nirvana, ma la maglia di Nirvana è estiva, quindi ho bisogno di magliette invernali, tra virgolette, perché io suono molto anche in inverno adesso. Ho ricominciato con le prove invernali, quindi ho bisogno di outfit da drummer, anche se non sono una batterista, adesso non sono una cajunista, però comunque a me piace andare in giro vestita da drummer, fondamentalmente, anche se sono una percussa, anche se sono una cajunista. Io amo molto il rock, amo molto vestirmi di nero, soprattutto questi ultimi tempi ho cominciato a imparare a farmi tatuaggi finti, sì, è un po' difficile, a volte mi si staccano, vabbè. Poi ho cominciato a fare, sto entrando un po' nel mood del drumming. E comunque sto imparando davvero cosa sia essere un drummer più che diventare batterista con il mio insegnante di batteria. Mi sta proprio raccontando la sua esperienza vissuta. E questo è molto bello e mi stimola molto. Mi stimola molto soprattutto perché condividiamo un po' la stessa visione del mondo, almeno per quanto riguarda il drumming, cioè l'umiltà e saper suonare insieme agli altri, creare cose belle, per quello che amo l'orchestra, per quello che oggi, proprio neanche notizia fresca, ho saputo che ricomincerò le prove con l'orchestra in maniera definitiva, perché nel 2019 ero tornata in orchestra, solo che sì, 2020 mi sembra, 2020, non mi ricordo. Comunque recentemente ero tornata in orchestra, solo che era un posto talmente piccolo, che è quello dove faccio batteria, che non mi sono sentita di fare un'orchestrale in quel periodo lì. Quindi adesso sono tornata a fare anche le prove dell'orchestra. Quindi avrò le prove dell'orchestra da metà ottobre, cioè circa novembre. Poi comincerò con le prove... Cioè, comincerò anche con le canzoni con batteria. Poi devo vedere se ci saranno anche delle cose da fare con Casazza, ma non lo so. Con la scuola parrocchiale di Casazza, ma non so cosa facciano loro. Quindi ho un po' di progetti in saccoccia. Quindi vi racconto anche un po', oltre a quello che faccio a batteria, oltre a quello che imparo a batteria, faccio un po' dei video un po' borderline, insomma, che raccontano sia il mio lato da futura drummer che il mio lato da cajunista. Ormai tanta carne a fuoco, perché parlare sia di batteria che di cajon è diventata un po' difficile, sì, lo dico, non lo nego, veramente. Giusto ieri ero alla drum clinic con uno dei mostri sacri della batteria e oggi la batteria, quindi oggi tanta carne al fuoco. Ovviamente non vi spiego tutta la drum clinic con Peter Erskine, perché mi piacerebbe raccontarvela tutta, ma ci metterei tipo 30 minuti solo a raccontarvela. Quindi ho messo i video che ho fatto prima, che almeno penso che il video parli da solo. Soprattutto tutta la questione dello shuffle. Allora, lo shuffle è un altro, e poi chiudo, è un altro degli argomenti che, come il funky, ho appena cominciato a vedere anche col cajon. Poi vi faccio vedere anche le spazzole, ho fatto già un video delle spazzole, però vi faccio vedere anche fondamentalmente come sono fatte le spazzole. Quindi penserò anche un po' di video sulla questione jazz, sulla questione cajon e jazz, sulla questione dei primi approcci al jazz. Io di jazz faccio già qualcosa da qualche anno, quindi penso di avere un po' di bagaglio di jazz. Quindi, poi, niente, questo è quanto per oggi. Mi sembra che come episodio di vita da futuro drummer ci sia già abbastanza carne a fuoco. Credo che ce ne sia già abbastanza, ragazzi. Quindi, per questo episodio è tutto. Aspettate sabato prossimo per il prossimo episodio di Vita da Drummer da futura drummer. Non vantiamoci troppo, Vita da futura drummer, ancora per qualche anno, poi quando mi troverete a suonare in una band, magari. No, adesso suono già in una band, perché però suono da cajunista, non da batterista, però possibilmente magari non è detto che questo format cambi nome in Vita da Drummer.
Speriamo quanto prima possibile, perché io odio i groove. No, a parte che mi piacciono da morire. Però le pre... cioè, cioè, è ovvio che tu dici sono 9 anni che sono il cajon, sono più facili. Cioè, dai, che banalità. Vabbè, comunque al prossimo episodio della vita della futura drummer. Ciao!